Nosedive, un social network che mescola elementi di tutti gli altri, permette alla gente di valutare le persone sulla base di foto, video, status e interazioni nella vita reale. Un mix di Facebook, Telegram, Tinder e TripAdvisor, in cui la gente può mettere le stelline ad altra gente, con un punteggio medio. Ovviamente c'è un feedback, se voti positivo la gente ti voterà positivo e devi mostrarti più bello e ideale possibile per ricevere stelle alte. Per questo motivo la gente è fasulla e vive fingendo una componente ideale che non ha, cercando di sembrare bellissimi e di amare tutto e tutti in modo da essere amati a loro volta. Praticamente qui il super io e le maschere di Pirandello dominano su ogni cosa. È una società falsa e deviata in cui tutti si fingono felici e amorosi anche quando non lo sono. Ci sono tantissime implicazioni sociali. E le stelle non solo sono meri fattori di un social, ma hanno anche implicazioni socio-economiche. Le aziende vogliono come simbolo, come ospiti, come frontman, persone dalle stelle alte. Aziende, stati, città, quartieri, ogni ente vuole avere membri rappresentanti più belli possibile per dare la migliore impressione possibile. Come quando nelle pubblicità mettono la stangona e il super Figo delle vere e proprie classi sociali. Per questo motivo la gente è doppiamente ossessionata dall'apparenza e dalle interazioni sociali e dal fare una buona impressione, ora che ne vale anche la vita e l'economia. Questo ha motivazioni sia qualitative, sono persone migliori, quindi il loro voto vale di più, sia quantitative, perché le persone migliori hanno più amici e sono più visibili, ergo se apri quella porta se ne aprono molte altre dietro. Quindi si crea una selezione naturale delle amicizie. Ricorda molto Caterina va in città, meglio l'amica falsa ma super figa e ricca che le sincere amiche sfigate. Il fratello della protagonista è uno che non socializza mai in questo mondo superficiale, preferisce essere diretto e volgare, ha un voto basso dei suoi veri amici, ma è un voto sincero e critica questo sistema in cui lei invece è così immersa da esercitarsi la mattina alla sera a ridere per finta, indossare una maschera stancante. La cosa che ovviamente non funziona di tale sistema, o meglio una delle miliardi di cose, è che chiunque può down votare per qualsiasi ragione, o per nessuna ragione, semplicemente perché sta sul cazzo, si sveglia male, o perché sei l'amico dell'ex con cui si è lasciato il mio amico e quindi ti dà un voto. Insomma, la cerchia di amici ti segna più delle tue stesse azioni. L'umanità sempre più connessa dai social tramite dei fili invisibili che fanno più male che altro. Questo episodio rappresenta in pieno la fallacia ad populum. Solo perché una cosa è amata o odiata da tutti non significa che quella sia buona o cattiva. E ciò è specialmente vero in un mondo che incentiva la popolarità tramite la falsità. Io mi chiedo, in questo mondo, chi ha 5 stelle? A parte Beppe Grillo, ovviamente. La protagonista viene contattata da una vecchia amica molto antipatica ma popolare che si sta per sposare e la invita al suo matrimonio. Notare che la loro videochiamata è l'emblema della falsità. Non si vedono da anni e si sono lasciate malissimo, eppure ora sembrano best friends forever e fanno quegli strilli orribili quando sono emozionate che sembrano trapani per l'orecchio Zulun. La protagonista accetta sperando di ricevere molti voti positivi al discorso da gente così famosa, che la farà diventare abbastanza elevata da potersi permettere una casa costosa, ma il fratello la ammonisce dicendo: buona fortuna con la tua performance. Ma nel suo viaggio finisce per prendere voti bassi e incontrare ostacoli, lo stress aumenta, il tempo a disposizione è poco e finisce per alterarsi, cosa che sciocca la gente non più abituata ad interazioni sociali vere. Addirittura quando non parlano del social balbettano, tipo: sei brava nel lavoro, di cosa parla? Cosa che causa ancora più voti bassi in un effetto a catena. Inoltre, lo Stato può toglierti punti se non sei abbastanza sorrisi e splendori e raddoppiare il feedback negativo, quindi ogni voto negativo vale doppio. Lei inizia a ricevere ancora più voti negativi perché più sembra stressata, più sembra una persona poco raccomandabile, instabile, più ha un punteggio basso, più quindi per istinto del gregge tutti votano basso e così via. Alla fine incontra una vecchia dal punteggio bassissimo che le offre un passaggio non giudicando le stelline. Lei dice fanculo quando vuole e non fa ciò che lei desidera, e quindi è la più sincera in questo mondo e ironicamente la più buona di tutte, e infatti regala del caffè alla protagonista. Lei ci insegna che il cancro cresce nonostante tutte le stelline e i falsi sorrisi che lei rivolgeva ai dottori per suo marito. In parole povere, ci sono cose dietro le maschere, le vere cose, e quelle sono realmente importanti e non si cambiano con i voti di scambio. La protagonista dice che lei sta cercando la felicità e poi sarà contenta, ma cosa è la felicità? È una casa? È un lavoro? È il fidanzato ideale? No, nessuna di queste cose lo è. Una volta ottenuto il punteggio altissimo, che te ne fai? Sei prigioniera di tale maschera. Per mantenere il punteggio alto dovrai vivere come un'attrice a vita, curando ogni dettaglio maniacalmente, come la sua amica. Pensate alla vostra vita. Quante volte vi siete detti: voglio questa cosa e mi renderebbe felice, e poi l'avete ottenuta
E davvero siete stati felici senza problemi e preoccupazioni? No, siete passati da triste a normale e vi siete concentrati sul prossimo problema, come diceva Leopardi. Non siamo mai felici come pensiamo, troviamo sempre nuovi problemi. Non ha senso scommettere tutto su piccole cose irrilevanti. Dobbiamo trovare la felicità riequilibrando noi stessi, senza dipendere da queste cose per il nostro umore. Verso la fine diventa un po' cliché, a dire il vero, questo episodio. Lei che per arrivare al matrimonio, a cui dovrebbe arrivare, perfettissima, litiga con tutti, diventa sempre più brutta, si sporca, gli ricapita tutti i colori, ad un certo punto è diventato leggermente inverosimile, ma ci sta, è un climax discendente che conduce con la musica che mima il suono delle stelline che scendono fino allo sfogo misto a svergognata finale. Ma è una morale spietata quella del finale, non è la solita cosa io ero onesta e tu eri falsa e mi volevi solo per sceneggiata, perché la tipa super figa che l'ha invitata al matrimonio controbatte che anche lei era venuta solo per le stelle e la popolarità, sperando di comprarsi una casa costosa, tanto che ha dimenticato il fatto che si era scopata il suo ragazzo e l'aveva trattata male. Alla fine lei rovina il matrimonio, umilia la sposa mostrandola per quello che è e viene condotta in prigione, il che significa che questa società è così distopica da punire le persone solo perché sembrano sgradevoli. Pensate un attimo a queste parole. Le viene tolto il dispositivo e ora non vedrà più le stelline e la realtà aumentata. L'episodio, che all'inizio era color pastello, diventa ora grigio sporco come la cella, ma lei sorride guardando la polvere, perché la polvere è vera, è onesta, è la realtà priva di giudizi, priva di epifenomeni e crudeli qualia pirandelliani. E viene imprigionata in questa cella, dove può insultare liberamente l'altro prigioniero, che la insulta a sua volta, però tutte e due sono sempre più felici man mano che si insultano, perché prima vivevano in un paradiso di likes, felicità e sorrisi, dove però tutto era falso, dovevano lavorare costantemente per mantenere quella facciata, fare favori, sopportare gli insopportabili, calcolare ogni mossa tipo invitati amici, un paradiso bellissimo ma che ha una forma di prigione, dove invece di carineria ci si scambia insulti e cattiverie. Sembrerebbe davvero un inferno dove appunto ci si scambia odio invece che amore, eppure ora sono finalmente liberi da quei fili, da quelle maschere, il peso del superio e di quelle convenzioni, e sono davvero felici di urlare la propria ribellione al sistema, più liberi che mai in un carcere. Questo episodio ha rischiato di diventare reale, alcune app hanno provato a fare questa cosa, ma per fortuna l'umanità non mi ha deluso e ha giustamente rifiutato questa barbarica idea di dare un voto matematico alle coscienze manco fosse un frullatore su Amazon. Ma in Cina esiste un social network simile che misura l'obbedienza e punisce i contatti di chi ha punti bassi, cosa che li rende quindi isolati. Il filosofo Byung-Chul Han ha elaborato una teoria secondo cui l'io vuole essere misurato, dato che nella società consumistica il soggetto è un prodotto di consumo ed è sfruttato, finendo per sfruttare se stesso. L'io cerca in tutti i modi di trattare anche la propria vita come attività di mercato, con voti e transazioni di scambio e investimenti, finendo per alienarsi con se stesso. In parole povere, l'io diventa sfruttatore di se stesso, cosa che rende l'uomo in piena autoreferenzialità narcisistica incapace di confrontarsi e prendersi cura degli altri, come in questo episodio, e la violenza stessa diventa mediatica, diventa anonima e delocalizzata, fondendo tutto ciò alle teorie filosofiche dell'identità liquida della rete. Se pensiamo inoltre, infine, che alcuni datori di lavoro già ti guardano i social prima di assumerti, arriviamo a Playtest. Come concept è il più prevedibile. Il protagonista si fa installare un chip che gli fa percepire la realtà aumentata, già visto molte volte, ma qui è la sorpresa. Il software è stato creato da Kojima, perché lui è Kojima, non ditemi che non è vero, e in pratica può creare un gioco horror in realtà aumentata, basato sulle tue paure. Più giochi, più il chip studia il tuo cervello, scava nella tua memoria e comprende cosa ti spaventa, e la rende sempre più spaventosa, rende la realtà un incubo. Cosa, nel gioco, molto simile a Silent Hill Homecoming, dove lo psicologo ti fa dei test e il gioco da quelli impara come spaventarti. È il gioco a giocare con te, usando i tuoi ricordi traumatici, ad esempio, per creare nemici e mostri. Mi è piaciuto come le paure sono andate via via fondendosi, ragno, bullo, intensificandosi, illusioni visive, inganni audio, la possibilità di toccare e venire feriti, e soprattutto si aggiungono nuovi livelli di terrore. All'inizio semplici mostri, sai di essere nell'illusione, poi arriva l'amica e ti chiedi, questo è reale o è sempre parte dell'illusione? E pensi che non lo sia, poi la tocchi, allora è reale, perché all'audio avevano detto che non potevi toccare, e così l'amica è venuta a salvarti, diventa un nemico da cui guardarsi, e poi scopri che anche quella era un'illusione e deve arrivare al punto di salvataggio, però anche quello è architettato dal gioco. Insomma, l'horror che si stratifica per ingannarti, ti crea punti di salvezza per darti speranza e poi schiacciarti.
Anche la voce al telefono si rivela ingannevole, ed è ovvio. Abbiamo detto che il gioco usa la visione, l'audio, il tatto, e allora anche la voce della tua guida potrebbe essere falsificata dal gioco. E quindi anche quando la voce ha detto nessuno può toccarti poteva essere una menzogna. Insomma, finisci per non credere più a niente, tutto può essere realtà o menzogna. E tutto diventa sempre più spaventoso. Il software riesce in qualche modo a cancellare i ricordi, realizzando un terrore ben più profondo di ragni, bulli e serial killer. La paura di invecchiare e di diventare un vegetale. Perché questo vuole l'azienda. Il software fuori controllo che si espande nel cervello e parassita i ricordi, un incubo informatico sempre più imperante nella mente. Questa è la parte che ho adorato, perché a quel punto eravamo in modalità cartesio e nulla era affidabile. Ciò che vedi, illusione. Ciò che senti, comandi audio, inganni. I ricordi del tipo, come è arrivato in Inghilterra, il lavoro e tutto il resto, tutte bugie. Persino la sua infanzia, tutto potenzialmente costruito ad hoc. Pensare tutte queste cose ha reso la trama totalmente inaffidabile, un incubo costante in cui nulla è sicuro e tutto dubitabile e mostruoso. Eccellente davvero. E che ne sa che la vita che come la ricorda non è anch'essa una menzogna creata dal programma? Che ne sa di non essere rinchiuso nel programma da secoli e non se lo ricorda? Lui ha sempre avuto il terrore di morire come suo padre, un vegetale senza memoria, e ora il programma gli sta cancellando i ricordi, realizzando dunque il suo vero incubo, che non è fatto di mostri come i bambini, ma di realtà tristi e insolute da adulti, come l'Alzheimer. Ironicamente è un gioco a fargli affrontare la realtà. A quel punto si sveglia, è tutto finito, tutta una menzogna, se ne torna a casa, ma la madre non riesce a riconoscerlo, non lo vede e continua a chiamarlo al telefono. E si scopre che anche questo era tutto un sogno nel sogno, e il protagonista, tutto quello che abbiamo visto, non lo ha mai vissuto, era tutto quanto un sogno sin dal primo momento in cui ha ricevuto il chip, un'interferenza della telefonata della madre che causa la sua morte, e ci credo cazzo, ha vissuto la versione lovecraftiana delle meditazioni di Cartesio, dopo quell'illusione, che nella realtà è durata una frazione di secondo. Come finale era abbastanza prevedibile, la storia del sogno è finito, invece no, pure quello era un sogno. Morale della favola, madri, non rompete il cazzo chiamando 900 volte i vostri figli che potevano morire. Zitto e balla. Questo episodio è l'opposto di Nosedive. Qua i segreti sono pubblici nelle loro vergogne. Un ragazzino gioca con il suo ding dong, e spero non stia guardando le trap, e gli hackers lo registrano tramite una webcam, che infatti dovete sempre coprire o comprarvela separata, e lo minacciano. Dovrai seguire i loro compiti e mostreranno tutto. Segue il concept di crimine perfetto. Ogni minacciato da questi deve compiere una piccola azione che è parte di una catena che conduce ad un crimine di cui quindi non esiste un responsabile unico e i mandanti sono irrintracciabili. E quindi una persona ruba le chiavi dell'auto, una prende la torta con dentro la pistola, uno fa da autista, uno fa da rapinatore, e tutto alla fine per ottenere dei soldi puliti da usare come premio finale per un combattimento alla morte tra il ragazzino e un criminale per una red room del deep web, e il vincitore si becca i soldi della refurtiva. Se rifiuti, le tue foto vengono pubblicate online. Qui c'è la morale tipica di Black Mirror. Un mondo così futuristico, il virtuale diventa più importante del reale. Nel 1500, se avessi detto ad un contadino tutto quello che è scritto di te sarà reso pubblico, quello avrebbe fatto spallucce, e chi se ne, la sua vita era tutta pratica. Ma nel 2018 e oltre, le nostre vite vere sono online, così come tutti i nostri segreti. Non possiamo permetterci di venire sputtanate a livello virtuale, e così i protagonisti sono disposti a fare rapine, persino uccidere. L'episodio è eccellente nel montare la tensione. Molto più di quello horror, ironicamente. Alla fine si scopre che il ragazzino non stava guardando dei pornazzi normali, ma pedopornografia. E qua l'audience ci rimane, perché l'altro adulto aveva la faccia da pedofilo, ma sto ragazzo sembrava normale. Rimaniamo sconvolti nell'apprendere che i malati non sembrano malati, ma persone che potrebbero esserci vicine. È un colpo molto duro vedere il protagonista, presunto innocente, un pedofilo. Un ragazzino che dovrebbe essere puro e in realtà perverso fino a tal punto. E la genialità dell'episodio è farci fare il tifo per un pedofilo fino alla fine, una cosa ai limiti del possibile. Non arriveremo mai ai livelli di Lui è tornato, dove per mezzo film riescono a farti tifare per Hitler, ma siamo vicini. Alla fine provi compassione per il pedofilo, provi pietà, sai che è un pedofilo ma lo vedi ancora un ragazzino, abbiamo un punto di vista materno. Lui tenta di ammazzarsi con una pistola, ma scopre che è sempre stata scarica ed inizia il combattimento, da cui emerge vincitore di notte, ricoperto di sangue. E qui, colpo di scena, gli hackers sono figli di Zetsu il puttano e liberano tutte le informazioni comunque. Con la trollface! Erano di 4chan, sicuramente. E quindi ognuno si vede retribuire le proprie colpe, e i loro ordini erano tanto pesanti quanto le colpe, quasi dantesco. E a questo punto, a cosa è servito combattere, sporcarsi le mani? A niente, tutto inutile. Ma hanno sperato, hanno presunto che facendo ciò che volevano si sarebbero liberati, e invece li hanno tenuti per le palle dall'inizio. L'unico modo per sfuggire sarebbe stato capire in anticipo che avrebbero rilasciato tutto comunque. Ma chi ci avrebbe mai pensato?
La scena finale è pazzesca, con il ragazzo che ha la vita sociale distrutta, la vita familiare distrutta, con la madre che piange d'orrore e la polizia che arriva con la doppia accusa di omicidio e pedopornografia, e lui è proprio la faccia tipica dell'uomo distrutto. Episodio che fa riflettere sul cyberbullismo, o comunque su quanto l'hacking possa distruggere una vita, che mostra i mostri, i pedofili, come umani, che mostra il peso della reputazione della vita online e soprattutto mostra anche la nuova mafia che sono questi hackers, che possono in ogni istante minacciare chiunque, mica solo i pedofili, per qualsiasi scopo. Interessante il rapporto padre e figlio tra i due protagonisti. Ultima nota, è giusto che una persona abbia la propria vita rovinata e la carriera rovinata per via delle email private, per esempio, in cui esprime razzismo? Per carità, il razzismo è il cancro degli ultimi due secoli, ma che una vita lavorativa, in cui simili cose sono irrilevanti e sociale, venga distrutta per delle email espresse in privato, equivale a fare la psicopolizia di Orwell. Ossia, se lo pensi, anche senza dirlo a voce, sei colpevole e devi essere punito limitando di troppo la libertà personale. Solo perché è razzista non significa che non abbia diritti umani. Non è giusto togliere tutta la privacy come fanno i vigilanti di questo episodio con la scusa ma magari becchiamo i criminali. Perché togliere la privacy serve anche ad altri fini. Ricordiamoci che questi del deep web non vogliono punire i pedofili, ma fare un freak show illegale con reati multipli. Se diciamo sì, toglietemi la privacy, lo stiamo dicendo anche ai governi e alle multinazionali. Questo episodio mostra quanto nel nostro subconscio i desideri che teniamo sono così scabrosi che faremo di tutto per nasconderli, anche uccidere. Pensate, cosa mai avrebbe spinto queste persone normali a combattere, a commettere reati, ad uccidere? Nulla, solo il ricatto dei loro segreti. Il segreto è la cosa più importante per noi. Freud ha scritto molto di quanto sia importante tenere segreto l'inconscio. Un attenuante inoltre per il ragazzo. Nella psichiatria e nella psicanalisi si parla molto spesso di pedofilia, come nasce, come si sviluppa, e io credo che essendo così giovane forse c'era ancora plasticità sufficiente per redimerlo con le dovute cure. San Junipero. Si capisce molto presto che l'episodio si svolge in una simulazione. Già il fatto che sia tutto negli anni 80, in una serie come Black Mirror, e alcune frasi lasciate là te lo fanno intuire immediatamente. La canzone Living in a Box. E già solo questo concept è molto interessante, perché Black Mirror ha preso una tematica dei viaggi nel tempo, la vacanza temporale, e l'ha portata nel cyberpunk tramite la realtà virtuale. I nostalgici possono tornare negli anni 80, negli anni 90 a vedere la mia meravigliosa natalità, negli anni 2000 i riferimenti pop, la musica e l'estetica di questo episodio sono pura arte vaporwave. La protagonista è una specie di Amish del futuro, i genitori rifiutano la tecnologia e tutto ciò che è moderno. La ragazza conosce un'altra donna e le due iniziano una relazione. Una coppia, interracial, omosessuale, di donne. Nessuna meraviglia che gli alt-right odino questa serie. Ma ben presto iniziamo a capire che qualcosa non quadra. Nonostante siano entrambe molto giovani, una delle due è stata sposata con dei figli e ha perso il marito. Alla fine scopriamo che questa simulazione nasce come terapia per gli anziani. Infatti, la nostalgia e il rivivere nella realtà virtuale il proprio passato possono davvero aiutare per recuperare le abilità mnemoniche nei malati di Alzheimer. Vedi gli anziani che leggono molto o si esercitano. Anche se questa può diventare una droga, una fuga dalla realtà. Tuttavia, alcuni qui sono morti. Le persone, quando muoiono, possono decidere di venire scaricate in questa simulazione, dove possono vivere per sempre, connessi. Alla simulazione le persone vive possono accedere invece solo una volta a settimana. La protagonista è tetraplegica sin da giovane, non si è mai goduta la vita e vorrebbe fare questa operazione, ma i genitori non vogliono e siccome siamo negli USA, devi sposare qualcuno, altrimenti non ha diritto di scelta. America. L'altra invece vorrebbe morire, così che ci sia una possibilità magari di vedere i suoi parenti nell'aldilà. Questo pone un dilemma interessantissimo. L'eutanasia sarebbe così controversa se tu non morissi al 100%? Oltre alla tematica di Matrix, l'illusione meglio della realtà dove tutto è possibile, c'è anche quella delle maschere e il mondo dei replicanti. La gente nel mondo esterno è spesso brutta, malati, anziani, obesi, ma nella realtà virtuale possono essere chi vogliono, tutti attraenti, tutti a fare ciò che vogliono, ma non in senso di identità false. O meglio, è possibile che alcuni la vivano così. La protagonista stessa teme che l'altra, vedendola nella realtà, si distacchi, quindi è un timore comune e quindi molte relazioni virtuali sono vissute con delle maschere addosso con la tacita promessa di non rivelarsi mai. Questa realtà virtuale però aiuta a realizzare la volontà dell'uomo in modo molto vario, molto più grande. Anziani e malati possono infatti tornare a vivere nelle epoche della loro infanzia, paralitici possono correre, vediamo ottantenni che si danno al sesso sfrenato, e io non giudico. E insomma, questa realtà virtuale permette la massimizzazione della felicità umana, però c'è dall'altra parte l'idea di al di là, che questo sia un prolungare la vita eterna, senza poter vedere il mondo che c'è oltre, coloro che se ne sono andati, c'è un dibattito etico importante. Dobbiamo chiederci, cosa è il paradiso? È un luogo metafisico al di là della realtà fisica dove gli esseri intelligenti possono
trascendere, è un luogo di piacere e potere infinito senza alcun limite. Questo luogo, a differenza del paradiso tradizionale, esiste sicuramente e accetta tutti. Il marito della seconda ragazza poteva fare questa operazione, ma scelse di morire perché credeva in certe cose ed è stato coerente con tale visione religiosa. Lui credeva che il destino della coscienza fosse quello di trascendere il piano fisico per avere un destino di eterna spiritualità nell'aldilà. Per lui rimanere in quella simulazione sarebbe stato un limitarsi ad una caverna di Platone illusoria, bloccare la propria evoluzione. Altri criticano questa cosa per motivi esistenzialistici. Hanno paura di cosa significhi rimanere solo nella realtà virtuale per sempre, in un eterno blocco in queste simulazioni, a cercare di divertirsi, come Wes, che è ormai un esteta consumato, sempre in cerca di donne e di divertimento, che, dopo decenni o secoli a fare il ventenne ribelle anni 80, iniziano pure a stufare. C'è il rischio della noia, del vuoto esistenziale, del ritrovarsi in una vita vuota, senza uno scopo finale. Ma non c'è pericolo da questo punto di vista. Quando ti annoi puoi scollegarti e morire davvero, e quindi anche i religiosi possono ritardare la morte di un po'. È un episodio che esprime appieno la filosofia di Black Mirror. Non è luddista, presenta aspetti positivi e negativi della tecnologia, ma soprattutto presenta un'umanità sperduta in una tecnologia che corre troppo in fretta. Umani dal corpo adatto a vivere nella giungla, dalla cultura ancora oscillante tra Caino, Abele e Nietzsche, che si ritrovano sparati nel futuro. Umani che magari fino a una generazione prima parlavano di paradiso inferno, e ora si ritrovano a poter scegliere tra paradiso virtuale e morire davvero. I buddhisti, per la cronaca, sono obbligati a scegliere la morte morte, dato che il nirvana implica l'assenza di percezione e coscienza. Eppure c'è questo quadro romantico molto bello. Le due si conoscono, imparano ad avere una relazione stabile, altra parentesi, è implicato che questo sia un mondo dove la fedeltà è un po' sopravvalutata, relazioni con più persone orda sono viste come normali. Si sposano, in modo che lei può firmare a nome della protagonista per farla vivere in questo mondo virtuale, discutono e poi, alla fine, entrambe decidono di vivere insieme in questo mondo. Nonostante i dubbi, nonostante le paure di passare l'eternità, le due decidono di vivere questo paradiso eterno insieme, oltre alle tematiche già viste sopra. Da un lato l'opposizione religiosa a questo paradiso virtuale, che è l'opposto del mondo horror di due episodi fa, che era invece l'inferno personalizzato dove ognuno vive le proprie colpe e paure amplificate al massimo, in eterno e solo. Qua invece si vive insieme con i propri piaceri e i propri cari per sempre. Ma anche per il come è stata effettuata questa scelta. Lei dice: sono pronta per quello che viene dopo. Decide che questa vita materiale è ormai passata e decide di passare ad una dimensione eterna e immateriale da condividere con la propria moglie. E soprattutto è proprio quell'amore a spingere verso quella scelta. È tramite l'amore che lei diventa immortale, e l'amore a riempire quel paradiso. Il fatto che possa stare insieme per sempre sulla tomba di famiglia, il suo nome è illuminato, ed è un segno di rinascita questo. E le due così danzano in eterno, mentre la canzone Heaven is a Place on Earth risuona. Nel futuro l'umanità ormai sembra vivere in enormi computer virtuali, non ci sono più corpi fisici, le macchine si prendono cura dei server, mentre le anime umane vivono in quelle simulazioni sempre più avanzate, a divertirsi in questo paradiso. Sembra un finale positivo, ma lo è davvero? E se qualcosa fosse andato storto nella simulazione? Se le macchine si ribellano? Se le anime si annoiassero? Se esiste un al di là e loro restano imprigionati lì? Ma soprattutto, e qui l'episodio Bianco Natale è stato più preciso, il mind uploading non trasferisce la coscienza, ma crea una copia virtuale della stessa su un supporto hardware. Quando tu muori ed espirerai quella morte. Il tuo clone virtuale vivrà, ma non è che la tua anima, diciamo così, si sposta sul mondo virtuale. Il tuo punto di vista resta quello del vecchio morente. Ti attaccano lo spinotto, viene creato un gemello virtuale che vivrà in eterno e sta già iniziando a vivere, ma tu continuerai a stare nella tua testa e poi lì ci morirai. Infatti nello special di Natale vediamo che succede proprio questo. La coscienza viene copiata in un piccolo uovo, ma la persona normale sopravvive. Quindi non è esattamente un al di là virtuale, quanto un memento, una copia di te che continua a vivere. È un po' come clonarsi. Non è che se ti sparo ti risvegli nella testa del clone, oppure che quando il clone nasce tu diventi lui staccandoti dal tuo corpo. E quindi loro sono davvero morte, che ci sia un al di là o meno. Sono le loro copie a vivere in eterno, appunto dei simulacri illusori. Avevo scritto un'ucronia proprio su questa falsa riga, gli umani che decidono en masse di trasferirsi in una realtà virtuale. Il finale dell'episodio ad un certo punto la riprende tantissimo, link in descrizione. E voi vi fareste immergere in una tale simulazione? Domanda che sia atei sia religiosi dovrebbero farsi. Man Against Fire. In un mondo dove l'America è di nuovo grande, dei Marines danno la caccia agli scarafaggi, insetti da disinfestare, umani mutanti e orribili che mettono a rischio la civiltà. Tuttavia, uno dei soldati, di colore, subisce una strana modifica. Tutti i soldati hanno un dispositivo per la realtà aumentata che li aiuta a mirare e a visualizzare i dati della missione. Vivono l'esercito come se fosse un videogioco, con obiettivi, punti, mirino, mappa, dati vari, e poi di notte hanno dei sogni erotici.
Il suo dispositivo è stato modificato da uno di questi mostri. Adesso ogni tanto la visione diventa strana e i mostri diventano umani. Come se prima indossassero una maschera. Ma solo lui li vede così e userà dei pronomi personali. Gli altri li vedono come mostri e usano il neutro it. Lui li sente urlare aiuto, pietà, i soldati sentono solo urla incomprensibili. È come la tecnologia del blocco in Bianco Natale. Un cristiano li sta nascondendo, questi scarafaggi, si rifiuta di consegnarli dato che per lui la vita loro è uguale alla sua. E così Stripe realizza l'amara verità che gli viene confermata da uno psicologo dell'esercito. Il governo usa la realtà aumentata per illudere i soldati, gli fanno vedere i nemici dello Stato come dei mostri, così che non abbiano traumi. È più facile sparare all'uomo nero, cosa che la propaganda fa sempre, fa vedere i nemici come mostri cattivi anche se sono umani come noi. Se i soldati si comportano bene, la ricompensa sono sogni erotici creati dalla simulazione, manipolando il subconscio ad essere fedele. Reprimere la sessualità è sempre negativo, vedi 1984. Ma chi sono questi nemici dello Stato? Sono malati genetici, sindrome di Down, patologie cardiovascolari, malattie ereditarie, albinismo, anemia, qualunque cosa, chiunque abbia una malattia genetica deve essere abortito, vasectomizzato o ucciso. Non si può permettere che si riproduca, la razza pura e sana deve essere preservata. Quale ironia che l'eugenetica scacciata dagli americani ritorni proprio in America e che sia un soldato di colore a commettere tali azioni. Scarafaggio si usava una volta per definire i neri in America. Il nemico è diverso da me, io sono umano, io sono cittadino comunitario, io sono bianco, io sono ariano. Dicono cose come portano malattie, sono inferiori, sono predisposti al crimine, tutte cose che sentiamo ogni giorno. Ma dobbiamo chiederci, Stripe ha colpa? Può essere colpevole per un'azione che ha compiuto nell'ignoranza? A lui quelli sembravano mostri. Se domani si scoprisse che tutti i mostri dei videogiochi che abbiamo ucciso erano persone che abbiamo ammazzato con un drone, siamo tutti omicidi? Ovviamente no, non c'era piena consapevolezza. Lui ha davanti adesso due scelte: o farsi cancellare la memoria o rivivere i ricordi non censurati, non modificati delle sue uccisioni, per sempre, alla Inception. E ovviamente sceglie la prima opzione. Al suo ritorno a casa lo attende un mondo orribile, decadente, grigio, inquinato, una casa brutta e spoglia, ma il sistema di realtà aumentata gli fa vedere una giornata splendida, alberi verdissimi, una casa pulita, accogliente, la moglie dei suoi sogni erotici che nella realtà non esiste. In questa distopia davvero tutto della percezione umana è controllato e può fare da premio o da punizione, può aiutare i soldati a fare il loro lavoro sporco e può anche nascondere la brutta realtà rendendola bella, la casa, o la realtà bella che diventa brutta, gli scarafaggi, una caverna di Platone. Sappiamo anche che c'è un'azienda privata che vende questi dispositivi all'esercito, quindi ci sono degli interessi delle grandi compagnie e quindi per questo gli Stati Uniti spendono così tanto ogni anno in difesa, perché le compagnie che appaltano e vendono gli armamenti vogliono che ci sia sempre un nemico nella propaganda, ma questi grandi imprenditori della guerra dico di stare attenti a ridurre i nemici a zombie, perché gli zombie nella fantascienza nacquero con uno scopo, così come li visionò Romero. Dovevano rappresentare la rivolta del proletariato, della massa, contro le élite. Hated in the nation. Siamo in un mondo dove le api si sono estinte a causa dell'inquinamento. Per impollinare le numerose piante da cui dipende l'agricoltura, il governo inglese ha creato degli alveari artificiali, dei minuscoli robot ape che impollinano piante gestite da una mente alveare. Da un lato positivo che la tecnologia aiuti l'ambiente, ma dall'altro negativo che ci affidiamo troppo alle macchine. Siamo meno responsabili verso l'ambiente. E se qualcosa andasse storto? Alcune persone estremamente odiate sui social per le loro orribili azioni sono morte, uccise da api robotiche, entrate dai buchi fin dentro al cranio. È una morte lenta e dolorosissima. A quanto pare sui social c'è un hashtag, Death2, accanto a cui si può scrivere il nome di un utente. Ogni giorno l'algoritmo di qualche hacker controlla quale nome ha più hashtag e a quel punto le api inizieranno a dargli la caccia per ucciderlo. Le api non si possono spegnere, ormai obbediscono a chiunque sia l'hacker che le comanda e non si può sfuggire alle api. Non sono robottoni giganti a cui puoi sparare, entrano anche con minuscoli buchi nelle tubature, nelle fogne, nei climatizzatori, qualsiasi cosa. Loro ti trovano e poi ti entrano dentro. Le api vedono tutto come le telecamere di 1984. La polizia dice alla gente di smettere, ma il popolo, appena capisce che l'hashtag funziona, continua. Tutti vogliono essere Kira, uccidere conoscendo solo il volto e il nome, in completo anonimato da casa propria. E la maggioranza ora a decidere cosa è giusto e sbagliato. Per dire, magari uccideranno un politico corrotto, ma lasceranno in vita un pazzo che ammazza persone solo perché, dai, erano di colore, quindi scarafaggi. Ancora una volta il potere dei media che possono distruggerti. La polizia cerca in tutti i modi di proteggere quelli che sono al top
gruppo dell'odio, ma le api ogni volta arrivano come uno stormo e uccidono, distruggendo qualunque cosa si trovi sul loro cammino, capaci di riprodursi, la natura che si vendica sull'uomo, le AI che si ribellano, ma alla fine c'è un colpo di scena epico, alla Death Note. L'intera Inghilterra diventa rossa sulla mappa, tutte le api sono in cerca della preda, come la piaga d'Egitto degli insetti, come gli uccelli di Hitchcock, ma stavolta il bersaglio è diverso. Gli haters, i tizi del non mi piace, i trolls, quelli che fanno cyberbullismo, gli hacker, quelli che augurano la morte e minacciano sui social, si sentono onnipotenti, protetti dall'anonimato e potendo essere ovunque nel cyberspazio in totale libertà di parola. Tutto sembra un gioco, come dicono i protagonisti dell'episodio. L'odio su internet non è vero, l'odio fra coniugi lo è, quando invece quell'odio è reale, con un potere enorme, e ora questo potere è diventato fisico. L'umanità ha dato prova che quell'odio è reale scegliendo di uccidere davvero le persone su internet. Sono responsabili di omicidio e chi ha votato per il secondo candidato ha commesso un tentato omicidio. Ed è tempo che siano messi di fronte alle proprie azioni, vedendole attualizzate su se stessi. Ogni singolo hashtag era monitorato e ora le api attaccano chiunque lo abbia usato per uccidere. Tutti coloro che dei loro PC ridevano e torturavano vengono ora cercati dalle api che in ogni casa arrivano e uccidono senza pietà. 300.000 morti in una sola giornata. Le vittime erano solo un'esca per far uscire fuori il peggio della società, che non sono i corrotti, non sono quelli delle frasi razziste, ma sono quelli lì. E ora pagheranno tutti. L'Inghilterra rimane così punita, ferita nell'animo, una porzione della sua popolazione sterminata o ripulita. Era questa la vera lezione. Agisci come se l'umanità facesse quell'azione e il risultato fosse un mondo migliore, diceva Kant. Fai agli altri quello che vorresti che facessero a te, diceva Gesù. Può sparare solo chi è pronto a ricevere il proiettile, diceva Lelouch. È il ritorno di fiamma, il karma. Gli hater e i titoli non mi piace hanno avuto quello che si meritano, ossia quello che hanno augurato e fatto agli altri, come diceva Totò. È un episodio opposto a Zitto e Balla. Qua i vigilanti del web subiscono le proprie azioni, laddove prima invece potevano nascondersi dietro infiniti strati di ironia, anonimato e avatar virtuali. Se Karl Marx diceva che il capitalismo aliena l'uomo dal proprio lavoro, la tecnologia aliena l'uomo dalla sua parola, che diventa priva di significato e virtualizzata e quindi priva del peso delle responsabilità. Chiunque pensi che le sue parole sul web non contino niente, veda questo episodio. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a mettere mi piace, iscrivervi al canale e a visitare la pagina Facebook, il canale Telegram, il profilo Twitter, la pagina TP, Patreon europeo, se volete donare per sostenere il canale. Inoltre, se questa rubrica vi piace, vi invito a sostenerla condividendo questo video e scrivendo qua sotto i vostri pensieri. Ringrazio i miei patrons, vi ricordo che il video è rallentabile dalla rotellina e ci vediamo al prossimo video.